voi siete qui a celebrare il vostro amore. Secondo me si parla di Palermo e di Berbenno. Partendo da Palermo e partendo da Berbenno, in Spagna si sono incontrati. Guatemala con el testo. Sí, no me he hecho los sorcillos. Riavvicinare due storie che sarebbero state lontane chilometri e chilometri. Lontano dalla loro storia si sono conosciuti e hanno scelto di cominciare qualcosa insieme. Conoscersi innamorati tutti i giorni. Come l'avevamo pensate e progettate. Riuscire ad attingere nelle emozioni, nel ricordo, perché è qui che potete trovare la persona che vi può aiutare. Bisognerà andare a recuperare questo giorno qui. È proprio questo, riconoscere una persona che gli mancava fin dall'inizio. Fin dai primi momenti avevi una mancanza, e questa mancanza la colma, la riempie Arianna. Voi siete qui a celebrare il vostro amore. Il fatto che oggi, mentre aspettavamo che arrivasse Arianna, ha piovuto, sarà una di quelle cose che ci ricordiamo, penso, per l'eternità. Thank you.
sentirvi amati dalle vostre famiglie sia esempio per la vostra famiglia, perché nella vostra famiglia ci sia quell'amore che avete visto tra i vostri genitori. Io Marco accolgo te Arianna come mia sposa. Io Arianna accolgo te Marco come mio sposo. E con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Questo è un giorno di allegria, dove due anime gemelle si uniscono in armonia. La vostra storia è subito sbocciata come un bel fiore, per diventare in poco tempo un vero grande amore. La vostra profondità nel sapervi aspettare, nel saper riscoprire il sole che sta dentro al cuore dell'altro. Saper spostare quelle nuvole che sembrano piangere, ma non si piange solo di tristezza, a volte si piange anche di gioia. E penso che oggi il cielo non sia un pianto di tristezza, sia un pianto di gioia. Ringraziare tutti i miei amici. Io credo che fra tutti noi si sia instaurato qualcosa di indissolubile, che in un modo o nell'altro ci lega e ci legherà per tantissimo tempo, ed è frutto di tutte le bellissime esperienze condivise insieme. Siete una coppia veramente speciale e sono sicura che la vostra avventura insieme sarà eccezionale. Oggi celebriamo con gioia la vostra unione, sapendo che dal cielo Emanuela vi regala con gioia la sua benedizione. Auguri! Marco, credo che a questo punto sarebbe inutile dilungarmi. Voglio solo dirti che da quando ti conosco io non ti ho mai visto così felice con una persona come con Arianna, e non posso che essere felice a mia volta. Ti chiedo solamente di accettare la mia volontà di esservi vicino, come tu lo sei sempre stato per me.
ora e per i giorni a venire. Auguri Marco e Arianna. You hold this map, I'll hold your hand. Take this love around the world. Don't mind those crows buzzing around your head. Nothing's gonna hurt your girl. I believe in you. È bellissimo questo giorno, sono molto contenta per te. L'unica cosa che posso dire è veramente auguri e spero che i prossimi anni siano i migliori che voi possiate vivere. Insieme siete l'esempio di un amore puro, basato sulla fiducia, rispetto e libertà. Avete iniziato la vostra relazione a distanza portandola a termine con un grande gesto d'amore davanti a Dio, il matrimonio. Fratellone mio e Arianna, non posso che augurarvi una buona vita sotto la costante protezione di Dio che vi ha sempre accompagnati. Non ho preparato niente. E sicuramente dopo i loro pensieri e la poesia, qualsiasi cosa andrei a dire farei brutta figura. Quindi niente, spero che tutti vi state divertendo. Io, vabbè, sono super contento di essere tuo cognato finalmente, ufficialmente. E anche perché lui è la persona che mi ha fatto trovare lavoro. Piccolissimo dettaglio. Cioè, io sono entrato in azienda con la raccomandazione proprio... Lui! Ma lui